Giorni, 5 settimane dopo, più di un mese senza calcio, senza i colori rosso-azzurri, eccoci ancora più tenaci che mai ad urlare con orgoglio e grinta, forza. Casarano, Casarano per il rilancio, Gravina per dare la caccia ad un posto playoff che a inizio stagione pareva una chimera. Casarano-Gravina. Il canto del cigno, dal Giuseppe Capozza in Casarano. Questo è uno dei due anticipi del primo turno di ritorno del girone H di Serie D. Questa è Casarano Gravina, il giro di Boa. Buon pomeriggio e un caloroso saluto da Francesco Totaro. Questi i 22 protagonisti che stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco agli ordini del signor Federico Olmi Zappilli della sezione di Mantova, coadiuvato dagli assistenti Matteo Cardona della sezione di Catania e Cristiano Annoni della. Sezione di Como, il Casarano di Mister Monticciolo che si schiera con il consueto 3-5-2 d'ordinanza con Serafino Iannico, la maglia numero 1 tra i pali, difesa a 3 da sinistra verso destra con il numero 2 Sebastian Sanchez con il numero 5 in fase di impostazione Gianmarco Rizzo con il numero 6 Raimo, centrocampo folto a 5 uomini, composto dal numero 7 il neo acquisto dal lavello Ferdinando Vito Francesco con il numero 10 Montinaro con il numero 4 l'altro neo acquisto sempre dal Lavello di mister Karel Zeman Logoluso con il numero 8 Atteo con il numero 3 Coronese, tandem offensivo composto dal numero 9 Emanuele Tedesco e dal numero 11 Andrea Sant'Arcangelo, risponde il Gravina, gli ospiti di mister Summa e si schierano con il 4-1-4-1 abbastanza offensivo, con il numero 1 Mascolo tra i pali. Difesa a 4 da destra verso sinistra, con il numero 2 Di Modugno, con il numero 5 Sgambati, con il numero 6 Gilli, con il numero 11 Capitan Chiara Dia davanti alla difesa da metronomo del centrocampo, con il numero 4 Giglio in avanti. Da destra verso sinistra con il numero 3, Carmù, con il numero 7, Borgia, con il numero 10, il fantasista. L'argentino Chacon, con il numero 8, Tommasone, in avanti da unica punta, Ibu Diop. Dunque, questi erano gli 11, anzi i 22, che stanno per fare il loro ingresso sul treno di gioco del Giuseppe Capozza. Qui in Casarano, il Casarano che reduce dalla vittoria per 2-1 contro la Nocerina nell'ultimo turno di campionato, Caserano che staziona in sedicesima piazza in condominio con il Nola, quota 19 punti, il Caserano che ha uno score abbastanza negativo in casa, subisce 8 gol tra le mura amiche, anzi ne realizza 8, ne subisce 11, nelle ultime 5 gare il Caserano totalizzava... Solo 4 punti in classifica, frutto di una vittoria, un pareggio e ben 3 sconfitte. Mentre il Gravina di Mister Summa reduce dalla cocente debacle interna contro il Fasano per 5 a 2. Veleggia in sesta piazza a ridosso della zona playoff a quota 32 punti. A pari merito, con la ben più forte tra virgolette, casertana, il Gravina realizzato in trasferta 14 gol mentre ne ha subiti 18 nelle ultime 5 gare la compagine di mister Summa totalizzava 10 punti frutto di 3 vittorie 1 pareggio e una sconfitta proprio contro il Fasano per 5 reti a 2 per quanto riguarda i precedenti tra Casarano e Gravina negli ultimi 3 nel 2015-2016 1-0 per eh, il Rosso Azzurri, nel 2019-2020 un eh, pari per 1-1, nel 2020-2021 nella passata stagione la vittoria di misura per 1-0 del eh, Gravina per eh, la compagine ospite Out Tuninetti, l'Argentino per eh, squalifica, mentre per eh, quanto riguarda il Casarano indisponibili Prinari per eh, squalifica, mentre il Lungo de Nacio Pipistrelli per infortunio dovrebbe tornare tra un paio di settimane, tre al massimo. Intanto le due squadre hanno fatto il loro ingresso sul rettangolo verde: con il Casarano in tenuta da trasferta, nonostante sia tra le mura amiche, maglia bianca con calzettoni blu e calzoncini blu, mentre il Gravina di Mister Summa. In tenuta giallo-blu, che attaccherà da sinistra verso destra dei vostri tre schermi, mentre il caserano del neo mister Sandro Monticciolo da destra verso sinistra. Sarà proprio la compagine salentina ad aprire le danze di questo primo turno di campionato, del girone di ritorno del girone H di Serie D sulle pallone. Il numero 10, Montinaro, appoggia all'indietro, si parte con il Caserano in possesso del pallone, con questa sventagliata in avanti, corridoio centrale mal calibrato però da Raimo, direttamente tra le braccia di Mascolo, che ha già smistato il proprio pallone sulla corsia di destra, pallone comunque svettato in qualche modo da Ibudiop, fermato poi, pallone sulla lungolinea all'indirizzo di Carmù, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Riparte Gianmarco Rizzo in fase di impostazione ad imbastire la prima azione offensiva per quanto riguarda la compagine rosso-azzurra che gira da sinistra verso destra. Prova ad andare al piccolo Trotto Sanchez affidandosi poi sul destro coscienzioso del solito Gianmarco Rizzo che si ferma, attende il... Piccolo pressing di drop per poi scaricare su Raimo che vuole trasformare l'azione in offensiva con questo lancio in profondità in avanti all'indirizzo di tedesco viene fermato in fallo laterale, è già battuto, eccolo Montinaro, buono il dribbling delle 10, prova ad incunearsi, non ci casca però il diretto avversario smorza il pallone in fallo laterale, dunque si ripartirà la rimessa in gioco con le mani a disposizione del Casanano già battuta. Eccolo Raimo, guarda al centro, mette un pallone teso, non entra nella rigore, poi mette giù un pallone con gran classe qui Chacon, vedendo il movimento del proprio compagno Tommasone, prova a penetrare Tommasone, due passo doble, prova il sinistro, incrociato da parte dell'otto, buono l'intervento da parte di Serafino Giannin calcio d'angolo, prima azione offensiva degna di nota per quanto riguarda il Gravina con il pallone profondo, recapitato. Sui piedi di Tommasone che è riuscito nel dribbling secco del mio avversario e ha incrociato il proprio mancino. Sul quale si è fatto trovare pronto Serafino Ianni. Dunque calcio d'angolo, primo corner del match in favore del Gravina dalla destra. Dei pali difesi dall'ex portiere del Catanzaro. Già battuto per il cross. Qui c'è con liberare la difesa del Casarano, prova ad alimentare in qualche modo il capitano Chiaradia. Però sbaglia completamente la misura del passaggio. Pallone che si spegne inesorabile oltre la linea di fondo. E Ianni ha già messo il pallone in gioco all'indirizzo di Gianmarco Rizzo. Che al piccolo trotto avanza. Guardando il movimento dei compagni. Rizzo. Eccolo ancora in possesso del pallone. Allarga sulla corsia di sinistra. Buono il controllo di Coronese. Che vede e serve Montinaro. Braccato. Pressato alto dal... Provo diretto avversario Carmou, Raimo all'indietro, Yanni, ovviamente le due squadre, questi primi frangenti di match quando siamo giunti al terzo minuto si studiano. Nel tentativo di trovare il varco giusto, il pertugio propizio per andare a far male, buono il corridoio centrale, verticale all'indirizzo di Montinaro che prova a girarsi. Poi con il mancino vede il pallone profondo all'indirizzo di Coronese, All'uno contro uno, Coronesa, sovrapposizione da parte di Raimo con questo pallone teso ma basso, messo al centro, nel cuore dell'area di rigore rinviato senza fronzoli dalla retroguardia della Gravina, il Casarano ha già messo il pallone in gioco però con Logoluso che si gira poi da metronomo vuole cambiare il fronte un po' troppo corto però il pallone dell'ex calciatore del Lavello, poi questo pallone scodellato all'interno dell'area di rigore non riesce il controllo, poi interviene in qualche modo lo stesso Logoluso all'indirizzo di Sanchez che alimenta sulla corsia di destra Quindi riesce comunque il Gravina ad uscire in qualche modo e a servire Diop che si gira non riesce a tenere il possesso del pallone. Probabilmente una deviazione dello stesso calciatore di origini gambiane. Dunque, rimessa con le mani a disposizione del Casarano. Gara abbastanza equilibrata in questi primi minuti di match. Con entrambe le compagini che si sono fatte vedere dalle parti dei rispettivi portieri avversari anche se ricordiamo l'azione offensiva molto insidiosa da parte di Tommasone sulla, sulla quale si è fatto trovare pronto Serafino Ianni, qui un pallone profondo intanto ancora ad imbeccare Coronese con questo controllo a seguire riesce a servire il compagno Ila Cross, male calibrato da parte di Sant'Arcangelo svirgolato non riesce ad arrivarci Mascolo ma comunque la sfera ha barcato la linea di fondo, dunque rimessa per e la Gravina, proprio dal... dai piedi dello stesso portiere, classe 2002. Lui che è arrivato a Gravina nel corso del mercato invernale, cresciuto nel vivaio di Imolese e Carpi nella prima metà di stagione in forza alla Cireale, per lui quarta presenza stagionale, 5 gol subiti. Tanto qui un calcio di punizione per fallo. Da parte di Montinaro probabilmente calcio di punizione per il Gravina. Quando siamo giunti al minuto numero 5 e 36 secondi. Ancora il parziale è fermo ovviamente sul, sullo 0 0. Masculò. Timido pressing accennato da parte della Casarano. Poi qui molto bene il numero 5 sgambati a liberarsi un avversario. Il pallone era diretto. A Diop, non ci arriva però. E a Teo Rizzo, guarda il movimento dei compagni. Alza la testa, il 5. Poi preferisce Sanchez da sinistra verso destra. Ancora il Casarano. Sanchez ancora in fase di impostazione ad imbastire. Un'azione pulita che fino a questo momento. Il Casano non è riuscito a costruire. Buon occhio a pallone qui da parte di Montinaro. l'indirizzo di Sant'Arcangelo. Controlla con il destro. Poi appoggia con il sinistro. Coronese. Corsa di sinistra all'uno contro uno. Riesce a tenere il pallone a campo. Pallone sul destro. Mette al centro un pallone insidioso. Sul quale in spaccata arriva il numero 6 Gilli. Scaraventa il pallone in fallo laterale. Il cross ancora una volta scodellato al limite dell'area. Sul quale ci arriva sapientemente qui Giglio poi con in contrasto riesce ad uscire palla al piede molto bene con grande ordine il Gravina mettendo in moto Tommasone all'uno contro uno buono qui il dribbling comunque provato da Borgia viene fermato però l'impeto del classe 2003 che era trovato la prima marcatura stagionale proprio nel match di settimana scorsa contro il Pasano Guardiamo che il Gravina ha subito ben 5 gol proprio dalla squadra pugliese. Eccolo qui Borgia, prova a convergere, si gira, va all'indietro. Giglio, ancora Borgia, l'uno contro uno nel cuore dell'area di rigore. Chacon, all'indietro di prima, prova a salire. In qualche modo, qui Gilli ma sbaglia completamente il tocco. Eccolo, Sgambati. Pressato alto da tedesco. Si rintana dalle parti di Mascolo che con il mancino rinvia la manovra dolcemente sul piede presente. Borgia. Ancora nel cerchio di centrocampo. All'uno contro uno, va all'indietro. Poi questa sventagliata sulla corsia di destra, cambio di fronte. Completamente errato in questo caso l'indirizzo di Carmu che non può arrivarci, poi è troppo lungo. Rimessa con le mani a disposizione della Casarano, dalle mani di Raimo. Lui che è uno dei più fidati per quanto riguarda mister Monticciolo, l'ha voluto fortemente nel corso del mercato di riparazione del mercato di dicembre. Rimessa già battuta intanto. Con bueno, questo batteri batti riesce a mettere giù il pallone. Molto bene Montinaro. Logoluso. Alza la testa. Indietreggia però. Sanchez. Chiama il pallone e lo riceve ancora una volta. Logoluso poi con questo contrasto un po' fortunoso riesce a tenere il possesso del pallone. Ad impostare la manovra con questo corridoio cercato. All'indirizzo di Tedesco. Che però che commette fallo probabilmente ai danni del diretto difensore. Dunque calcio di punizione, già battuto dal Gravina. Pallone in verticale ancora una volta, preda di Logoluso. Ancora Alex Lavello, all'indietro però. Sanchez, Rizzo ancora. Sempre libero di impostare il... 5, poi prova a mettersi in proprio, non riesce la cavalcata. Allora preferisce Raimo, che va sul lungolinea, ancora da tedesco, che ha difficoltà a girarsi, braccato regolarmente da Gilli. Poi prova a combattere, a lottare in qualche modo il centravanti ex Torres, ma il pallone termina ancora al di là della linea di fondo, è ancora in possesso per la compagine di Mister Summa che ha già rimesso il pallone in gioco sulla corsia di sinistra, buono il corridoio all'indirizzo di Borgia, non riesce a mettere giù il pallone in le 7 allora prova a farlo suo in qualche modo logoluso, ma il pressing è efficace da parte della compagine murgiana, che esce palla al piede qui con Diop, buono il dialogo con Tommasone, l'uno contro uno fermato egregiamente da parte di Sanchez, che non riesce a rinviare la manovra, ancora sui piedi di Tommasone, che indietreggia all'indietro, è libero di impostare il 4 del Gravina, ovvero Giglio, ma non lo serve qui Tommasone. Mette al centro verso Diop. Poi arriva a rimorchio dall'altra parte Carmot. Non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta. E il suo destro in spaccata termina larghissimo sul fondo. Nessun problema per Serafino Ianni, che ha già sistemato accuratamente il pallone sul punto di battuta. Tanto qui lo stesso Carmu, sembra aver risentito un po' della conclusione in precedenza. Infatti zoppica un tantino, ma ha trovato il, la propria postazione nel rettangolo verde. Tanto gioco fermo, il direttore di gara dice che si può continuare quando siamo giunti al minuto numero 11 e 31 secondi sul cronometro. Parziale ancora fermo sullo 0-0. Tra Casarano e Gravina. Gravina, che era partito in questa stagione con l'obiettivo di una salvezza tranquilla, si ritrova dopo un ottimo filotto di vittorie lì a ridosso della zona playoff. Invece, lì a Casarano in difficoltà, a dispetto comunque dei primi match di campionato in cui aveva dimostrato di essere un valore aggiunto per questa serie di... ora dopo la vittoria di prima delle vacanze contro la nocerina, cerchiamo di risalire la china. Intanto... Pallone buono verso Coronese che prova a convergere il limite dell'area di rigore. Non si intende con il compagno. E ora il Gravina può ripartire nel contropiede. Buono il controllo da parte di Chacon che danza sul pallone l'argentino. Poi sbaglia tutto però regalando il pallone a Logoluso che alimenta verso Montinaro. Vede il corridoio sulla corsia di sinistra ancora per ogni presente. Coronese che si scontra con il diretto avversario che gli sporca il pallone in corner. Dunque calcio d'angolo per il Casarano. Dunque abbiamo visto come le qualità tecniche da parte di Santi Ciacon siano un valore aggiunto per la compagine di Mister Assumma. Intanto e però il Casarano all'attacco in questo frangente con Raimo sul pallone che lascia l'incombenza a Montinaro, pallone un po' corto, prova con il attacco in qualche modo qui Sant'Arcangelo interviene in spaccato, ancora qui Montinaro, ma ne esce il vincitore, qui Tommasone, ma scaraventa il pallone in uh, fallo laterale, già battuto, dalla compagine Rosso-Azzurra. Sanchez appoggia alla compagna, ecco qui Vito Francesco, Fernando Vito Francesco, Attenzione, gran palla, gran controllo da parte di Montinaro che dolce dolce la mette lì alle spalle dell'estremo difensore Mascolo e il Casarano va in vantaggio quando siamo giunti al minuto numero 13 e 57 se secondi sul cronometro, Casarano 1, Gravina 0, ma un pallone vellutato dalla... Linea difensiva da parte di Vito Francesco e un controllo d'alta scuola del solito Matteo Montinaro. Hanno messo dentro il prezioso punto dell'1-0 per il Casarano. E dunque Casarano 1, Gravina 0, il gol di Montinaro secondo consecutivo per quanto riguarda il centrocampista di inserimento arrivato nel mercato invernale dalla Bitonto. Gran colpo per quanto riguarda la squadra salentina. Qui c'è Conno intanto. Prova a rispondere il Gravina. Tommasone. Buon il controllo. La finta. Controfinta. Poi guarda il movimento dei compagni. Mette al centro un pallone sul quale interviene in maniera puntuale Rizzo. Ma ancora il Gravina che alimenta. Dalla corsia di sinistra. Tommasone ancora. Prova a tagliare il campo. Ci arriva in qualche modo. Qui Diop che colpisce il palo clamorosamente. La spera ancora lì, però. Con Ciacon, con il mancino che carica la conclusione alta sopra la traversa di Serafino Iannì Il Gravina ad un passo dall'1 a 1. Con il proprio bomber Diop, vicinissimo al nono gol stagionale in questo campionato. Poi a rimorchio è arrivato Santi Ciacon che ha concluso alto sopra la traversa, difesa da Serafino Ianni che non è dovuto intervenire gara più che mai viva in uh, questo sabato ventoso, uggioso di gennaio eh, però il Casarano che è ancora in possesso del pallone dalle retrovie con Rizzo prima e con Sanchez poi Vito Francesco, Logoluso di prima, tutto di prima il Casarano che prova ad uscire poi il colpo di tacco a tentare di liberare ancora una volta Logoluso da parte di Sant'Arcangelo fuori misura ed è ancora Ciacon in possesso del pallone buono il movimento dell'argentino che vuole una traccia la trova in Carmù il pallone di ritorno ancora Ciacon Paso Doble dell'argentino prova ad incunearsi non ci casca però la retroguardia del Caserano che potrebbe rinviare la manovra ma Logoluso preferisce indietreggiare ed è bravissimo poi Raimo a far carambolare il pallone su Ciacon stesso e la sfera che termina al di là della linea di fondo, messa da fondo campo per Serafino Ianni, scampato il pericolo per il Casarano. E comunque, ora proverà a riversarsi nuovamente nella metà campo avversaria. Come al solito, dai piedi, dal destro di Gianmarco Rizzo. Il Sant'Arcangelo, buono il controllo a seguire dell'ex calciatore del Picerno, poi non riesce però a tenere il pallone al di qua della linea dell'out, regalando una rimessa in gioco con le mani agli avversari dalla corsia di sinistra con il capitano Chiara Dia Giuseppe Chiara Dia, lui che è un esterno di fascia come ben sappiamo, capitano di vecchia data, un classe 92, record di longevità e permanenza con la maglia del Gravina dal 2013-2014, lui che è protagonista con questa maglia, con oltre 150 presenze, condite da 21 marcatore, dato qui un pallone profondo da parte di Gilli, non riesce a giungere sul pallone con la spizzata. Qui Sant'Arcangelo, e allora è il Gravina, che è in possesso della sfera, eccolo Chiaradia, corridoio verticale di ritorno. Il pallone per Giuseppe Chiaradia. Tommasone converge, poi eccolo. Chacon la sinistra verso destra. Manovra armoniosa in questo caso da parte della squadra ospite. Qui prova ad uscire Carmou. Non riesce per l'intervento tempestivo da parte del solito Matteo Montinaro. Che oltre ad aver realizzato il punto dell'1-0, che sta dimostrando davvero un valore aggiunto, la ciliegina sulla torta. Di un calciomercato invernale davvero molto positivo per la società rosso-azzurra. Ciacon. Ha il problema di girarsi ancora l'Argentino, preferisce ancora Carmou. Pallone di ritorno. Ciacon porta a spasso il pallone. Poi qui interviene molto bene logo l'uso. prova il tunnel l'avversario. non riesce però. Poi po' un batti e ribatti, sulle quale esce in qualche modo vincitore Raimo, ma sulle petto. Dello stesso Chacon poi interviene in maniera abbastanza rude qui, Logoluso aveva toccato il pallone, ma forse il direttore di gara ha visto un'irregolarità, un, un intervento abbastanza duro, calcio di punizione, pertanto per il Gravina rimane per terra, Carmù un po' contuso. Il calciatore italiano ma di origini marocchine Calcio di punizione dai piedi di Giglio Che parlotta intanto con il direttore di gara resta un po' per la distanza probabilmente Infatti si allontana Coronese a formare la mini barriera a uno Mattia Coronese Occhio ovviamente in area di rigore alle torri Occhio a Diop in particolar modo ma anche a Sgambati e a Gilli, e Chacon al limite dell'area di rigore. Parte il cross tagliato, sul quale arriva qui Serafino Ianni in corner. Traiettoria molto velenosa con il mancino di Giglio, che ha impensierito e non poco l'estremo difensore ex Catanzaro. Calcio d'angolo dunque per la Gravina alla destra di Ianni, già battuto. Chiara DiA. pone il controllo con il destro. Poi appoggia con il sinistro. Il cross arcuato in area di rigore. Libero di concludere. Poi Diop non si fa pregare il numero 9. Il destro però è sporcato in corner. Dunque, secondo calcio d'angolo consecutivo dall'altra parte. però, per quanto riguarda il Gravina, Stavolta alla sinistra di Ianni. Sarà Tommasone ad incaricarsi della battuta. Nei pressi lo stesso Carmù Vediamo un po' se scodellerà la sfera nel cuore dell'area di rigore. Così è il cross sul quale svetta probabilmente Gilli. Pallone però alto sopra la traversa, difesa da Ianni. Era libero comunque di colpire il centrale di difesa di Mister Somma. Nulla di fatto però per gli ospiti. Sanchez, Rizzo, accenna un timido pressing, intanto Diop si libera del pallone, poi Rizzo, Vito Francesco, buon il controllo con la suola, ha il problema di girarsi ancora una volta l'ex esterno del lavello, poi al piccolo trotto riesce ad uscire in qualche modo il Casarano, Vito Francesco ancora, poi prova... Il pallone di ritorno in questo caso Atteo non passa però. Poi in ombra fino a questo momento il gioiellino Antonio Atteo. Toccato pochi palloni fino al minuto numero 22 e 22 secondi sul cronometro. Ricordiamo 1-0 per il Casarano il gol di pregevole fattura realizzato da Matteo Montinaro. Su assist davvero di gran classe, di grande esperienza da parte di Ferdinando Vito Francesco colpo da 90 di questo mercato invernale del Casarano qui con l'esterno, prova a liberare il compagno, rischia un po' Rizzo infatti regala il fronte a Diop, ma ci mette il gambone Gianmarco Rizzo e mette le cose a posto Vito Francesco il pallone in verticale all'indirizzo di Sant'Arcangelo poi svirgola un po' Il pallone proprio Antonio Atteo, direttamente in fallo laterale. Ha inciso veramente poco fino a questo momento. Antonio Atteo. Intanto Scambati. È libero di ricevere di Modugno. Lui preferisce andare in avanti. Ci arriva poi con l'incornata perentoria. Qui Rizzo. E Casano che regala il pallone a Chacon. Buono il movimento con la Veronica provata da Diop. Ma regala ancora una volta la sfera al Logoluso. E sbaglia però la misura del passaggio. E eh. lo stesso tedesco anche il controllo. Dunque rimessa con le mani già battuta. Di Modugno adottato con il compagno. Poi il pallone in orizzontale all'indirizzo di Gilli che con l'esterno. Vede Giglio in fase di impostazione il 4 chiara di alza la testa va in verticale ancora a cercare di imbeccare la corsa di Tommasone chiusura puntuale letta molto bene la traiettoria dunque le case erano ancora in possesso del pallone con grande calma grande grinta anche grande voglia di fare la squadra di mister Monticciolo intanto un contrasto sul quale ne esce il vincitore Chacon che dialoga con il compagno rimane per terra intanto probabilmente Tommasone chiama l'intervento dei sanitari si contorce il numero 8 speriamo non sia nulla di grave per lui Vincenzo Tommasone lui che nasce come seconda punta ma può ricoprire il ruolo di esterno di fascia destra di grande grinta di grande Brio e Corsa, lui alla prima stagione a Gravina, cresce calcisticamente tra Lazio, Inter e Genoa e reduce da prestiti importanti tra Reggiana, Rieti e Carpi. Per lui zero gol stagionali ancora in questa stagione, solo un assist in 15 apparizioni. Intanto il cross dalla corsia di sinistra non tocca il pallone. Ianni, spera che termina direttamente sull'esterno della rete. Ancora una volta un pericolo per quanto riguarda il Casarano, rimessa da fondo campo, probabilmente Chiara Dia. Si è reso pericoloso nei pressi dell'area di rigore del Casarano che prova a lottare in qualche modo. Sant'Arcangelo, cercando di tenere sulla squadra. Viene maltrattato il numero 11 regolarmente, però, secondo il direttore di gara e allora Di Modugno. Che ha già preso l'incombenza della battuta della rimessa in gioco con le mani. L'indirizzo di Diop arriva molto bene Raimo. Poi mette giù il pallone Logoluso. A Teo ad impostare. Alleggerisce all'indietro verso Sanchez che alza un pallone. Il controllo con il petto. Poi il palleggio da parte di Montinaro che illumina le platee. E va all'indietro. Eccolo ancora. Il fantasista del Casarano con la maglia numero 10. Rizzo. Raimo. Corsetta di sinistra, l'uno contro uno, fa carambolare il pallone sulle ginocchia di Carmù e guadagna una preziosa rimessa in gioco con le mani. Nicola Raimo, come dicevamo poc'anzi, uno dei beniamini di mister Monticciolo, voluto fortemente nel corso del mercato invernale. Sarà proprio lui a battere la rimessa in gioco con le mani. Appoggia Montinaro. Pallone di ritorno. Poi scodella il pallone verso il limite dell'area di rigore. Mette le cose a posto. Qui Giglio che controlla con il sinistro. Poi appoggia sulla corsia di sinistra con il destro. Eccolo Tommasone che sembra essersi ripreso dopo la botta ricevuta in precedenza. Chiaradia appoggia verso Giglio. Pallone di ritorno. Duettano i due. Poi le pressing da parte di Sant'Arcangelo. Non efficace in quanto. Ila Gravina riesce ad uscire palla al piede. Verticale. Controlla la parte di Tommasone. Vuole il tunnel. Chiude le gambe a Teo. Rimessa con le mani per Ila Gravina. Eccolo proprio. Chiara Dia. Dalla battuta lunga verso Diop. Cerca di arrivarci con l'incornata. Non riesce però. E allora mette giù il pallone con... Buona padronanza qui Sant'Arcangelo e poi lo smista in orizzontale l'indirizzo di Raimo che si ferma, poi Montinaro duetta, e prova a duettare con Logoluso, il pallone di ritorno è impreciso e allora... Il Gravina che restituisce però il pallone a Rizzo prima e a Montinaro poi che prova ad avanzare ancora il 10 e libero Vito Francesco lui preferisce andare sulla corsia opposta indirizzo di Coronese il controllo a seguire Zonatino per Coronese che carica il destro ma il direttore di gara aveva fermato il gioco in precedenza probabilmente per una posizione irregolare da parte dello stesso Mattia Coronese e dunque si ripartirà da calcio di punizione per il Gravina Aveva due opzioni, in questo caso Montinaro. Sulla destra Vito Francesco, sulla sinistra Coronese. Ha preferito quest'ultimo. Pescato però in posizione di upside. Mattia Coronese, uno dei più positivi nel corso dell'intera stagione, fino a questo momento, della compagine di Mister Calabuig. Prima e di Mister Monticciolo. Ora prova la sponda che riesce Sant'Arcangelo. Poi sbatte. Atteo sull'avversario sull esce bene con l'esterno. Qui Borgia, vedendo il movimento e servendolo, eccolo Giglio che prova ad avanzare. Pallone incollato alla sinistra, Poi serve Tommasone. Il dribbling è secco. Ancora col paso doble, vuole andare sul fondo. Braccato da tre, vediamo cosa succederà. Il direttore di gara è stato lo stesso Tommasone a toccare per ultimo la sfera. Dunque rimessa da fondo campo per Serafino Ianni. Ha già appoggiato per Sebastian Sanchez, pallone di ritorno. E comunque, quando si mettono in moto lo stesso Tommasone, ma anche Borgia, non è facile per la retroguardia della Caserano. Che anche se fino a questo momento ha retto molto bene, non è facile tenerli. È ovvio che il Gravina fa della qualità del palleggio e della concretezza una delle sue prerogative principali Montinaro ancora spalla la porta appoggia a Raimo sulla linea dell'out vede e serve qui il tedesco che prova a lottare braccato irregolarmente da Di Modugno prima e da Gigli poi vediamo se lo stesso Di Modugno adesso è stato ammonito proprio così forse per proteste reiterate Di Modugno con la maglia numero 2 Infatti qui protesta ancora Emanuele Tedesco che si rialza però. Emanuele Tedesco, lui che ha all'attivo in questa stagione, due gol e anche un assist alla sua diciottesima gara, questo campionato. Bottino un po' magro per lui, ma comunque ha sempre lottato su ogni pallone. Oh, Intanto calcio di punizione sul punto di battuta. Vediamo un po' Logoluso, ma anche Montinaro. Infatti è Logoluso che tocca per l'ex Bitonto. Col tunnel poi vede il corridoio e serve Coronese. Rimane a terra di Montinaro il cross. Però improvviso da parte di Raimo. Vanno a vuoto un po' tutti. Tipo la conclusione svirgolata da parte di Sant'Arcangelo, che non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Occasione ghiottissima in questo caso per il Casarano con il cross dalla corsia di sinistra da parte di Raimo, sul quale hanno fatto fatica ad intervenire i membri della retroguardia del Gravina. E poi la conclusione fiacca da parte di Andrea Sant'Arcangelo. Che non è riuscito ad impensierire l'estremo difensore avversario. Intanto, qui il tocco di ritorno è buono da parte di Sant'Arcangelo. Poi è logoluso. zona tiro per lui, non lo prova il 4. La sfera rimane ancora lì con Montinaro che alimenta, ma è il Gravina che riesce ad uscire. Ancora Montinaro, prova il dribbling secco che non riesce. Va giù Montinaro, recupera Ciacon. Duello tra 10 Montinaro e Ciacon. Vito Francesco. Si accartoccia e all'indietro tra gli applausi delle tribune e della curva del Casarano, appoggia per Ianni, grida calma ai suoi e rilancia via il pallone. La manovra ad imbeccare uno tra Sant'Arcangelo e Tedesco. Interviene poi di gran carriera qui. In Montinaro verso Coronese, all'uno contro uno, lato corto dell'area di rigore, il cross, ancora una volta velenoso da parte di Mattia Coronese, poi arriva Sanchez che getta via un pallone con Diop lì nelle vicinanze ad impensierirlo. Giglio pressato, poi in spaccata riesce in qualche modo a trattenere la sfera e a servirla verso il proprio estremo difensore Mascolo. Sgambati. Lancio profondo, ancora buono il controllo da parte di Borgia che poi cambia il fronte. Ma sbaglia ancora una volta la misura del, della sventagliata sulla quale non può arrivare Di Modugno. E la rimessa è per Nicola Raimo. Eccolo servito dal proprio allenatore. Rimessa con le mani, non riesce ad intervenire Tedesco. Poi. Con la testa, batti e ribatti, mette giù il pallone. Qui il logo luso. Che propone in avanti. Verso tedesco. Anticipato, era abbastanza maschia in questo frangente con il Casalano, che non bada per il sottile. Ma qui riesce molto bene? Rizzo a servire. Il proprio compagno Montinaro, a Teo, All'indietro. Eccolo Sanchez. Pressato alto da parte di Borgia. Che ci mette il brio, ci mette. La Costanza nel pressing, ma il Casarano che è perennemente in possesso del pallone da un paio di minuti, Casarano che cerca di fare la partita con il palleggio. Il Gravina che prova a ripartire. Ci è uscito un paio di volte anche in maniera insidiosa, impensierendo Serafino Ianni. Tanto qui ancora una volta sulla linea dell'out, prova a combattere. Qui Tommasone, che però mette giù Vito Francesco è stato lui l'ultimo a toccare dunque rimessa con le mani per Ferdinando Vito Francesco l'autore dell'assist vincente e propizio che ha messo praticamente davanti alla portiere Matteo Montinaro che con un tocco dolce dolce ha messo alle spalle del portiere avversario Diop spalla la porta per lui riesce a girarsi si porta a spasso due avversari. Poi serve Carmo. Con la palla in orizzontale verso Chacon. Che cincischia un po' troppo. E viene derubato della sfera da parte di Atteo. Il Caserano che esce bene. In maniera ordinata. Coronese. Vuole il movimento da parte di Sant'Arcangelo. Che prova a portarsi il pallone con la testa in avanti. Un po' troppo lungo. Tra le braccia di Mascolo. Che fa ripartire i suoi. Ancora una volta. E' il Caserano che crea e prova a farsi vedere in avanti, riuscendo comunque a rendersi pericoloso, occasione questa potenziale per la compagine in rosso-azzurro. Giglio ad impostare, orizzontale, verso Sgambati, che prova ad avanzare indisturbato, il tocco di fino da parte di Tommasone un po' fino a se stesso, poi riesce molto bene qui tedesco a fare asportellate con il diretto avversario e a guadagnare un prezioso calcio di punizione per i suoi e a far rifiatare la manovra della squadra di casa. Qui intanto protesta un po' Tommasone all'indirizzo del direttore di gara e anche lo stesso Summa che parlotta. Il direttore di gara dice di stare tranquillo al tecnico Murgiano. Calcio di punizione per il Casarano. Quando siamo giunti al minuto numero 36 e 37 secondi in questo primo tempo. 1-0 per il Casarano. Con la squadra che tiene bene il pallone, tiene bene anche le posizioni in campo. E merita il parziale fino a questo momento. Montinaro all'1 contro 2. Prova a mettersi in proprio Montinaro con le proprie movenze prova in palleggio in qualche modo a tenere vivo il pallone non riesce però il numero 10 la rimessa è per Di Modugno rimessa in gioco la zona difensiva per quanto riguarda il Gravina già battuta poi interviene Tommasone sul petto di Logoluso che duetta con il proprio compagno poi interviene a mettendo le cose a posto Eccolo Logoluso, molto bene. Si gira il numero 4, regalando il pallone e apparecchiando la tavola all'indirizzo di Sanchez. Vito Francesco sbatte contro il diretto avversario Franco Bollato. Vito Francesco e recupera il pallone Tommasone, prova ad avanzare qui. Indisturbato ancora. I poi va a terra, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Logoluso. Guarda in mezzo, mette al centro, un pallone a metà strada tra Sant'Arcangelo e Coronese. Pallone che non arriva a destinazione, lo fa suo l'estremo difensore del Gravina che ha già messo il pallone in gioco all'indirizzo di Dimo Dugno che prova ad andare, bravo a frapporsi qui, Montinaro il pallone di ritorno non arriva da parte di Sant'Arcangelo che prova la conclusione personale tra i Mugugni dei sostenitori della Casalano che probabilmente avrebbero voluto il servizio per il Fantasista in 10 ciò non è avvenuto ha provato la conclusione lui che è un attaccante puro ancora a secco Andrea Sant'Arcangelo in prestito secco in questa stagione dal Picerno e intanto qui di gran carriera avanza il Rizzo che si fa vedere prova ad avanzare sulla corsia di destra da esterno si fa tutto il campo praticamente e poi Prova il cross e guadagna tra gli applausi scroscianti un calcio d'angolo. Ha fatto il Massimo Gianmarco Rizzo, calcio d'angolo per il Casanova. La sinistra del portiere Nicola Mascolo, occhio ovviamente a Sant'Arcangelo, che lì nei pressi dell'area piccola, ma anche lo stesso tedesco, con la maglia numero 9. Prova a sganciarsi anche Sanchez, ricordiamo, autore anche di un gol in questa stagione nel match perso dalla Casarano per 4-1 contro il Lavello. Calcio d'angolo dunque. Con Rizzo che chiama il pallone. Vediamo un po' chi si avvicina alla battuta. E Montinaro con lo schema verso Vito Francesco che mette al centro un pallone. Sul quale non può arrivarci qui Sant'Arcangelo che fa sfilare il pallone al di là della linea di fondo. Occasione sprecata per il Casarano con questo, in questo schema un po' complicato da attuare. Intanto Di Modugno. Pallone profondo di Hopp. Riesce ad intervenire spizzicando il pallone, provando a ricevere il pallone da Tommasone. Un po' troppo corto. E Ianni spazza via la sfera sulla testa di Montinaro. Che è impreciso in questo caso, ma involontariamente la retroguardia della Gravina gli restituisce la sfera. Poi un paio di contrasti, liberano in qualche modo Tommasone. E come al solito si libera facilmente un avversario. Va a terra e guadagna calcio di punizione posizione abbastanza pericolosa per quanto riguarda il gravina attenzione ovviamente ai calci piazzati con di hop modo uno dei maggiori indicati per colpire il pallone con la testa ma anche lo stesso gigli sgambati e giglio in area di rigore e il solito Ciacon lì al rimorchio a ricevere un possibile pallone vagante il cross in area di rigore non arriva a destinazione il Casarano è tutto riversato all'indietro poi si complica un po' la vita qui Chiara Dia ma chiama in causa l'ultimo baluardo l'estremo difensore poi qui rientra da fuori gioco. Coronese si disinteressa della sfera e Mascolo butta via il pallone in fallo laterale per non badare troppo per il sottile. E qui Sanchez che restituisce il pallone tra le mani di Ferdinando Vito Francesco. lì pronto a ricevere Montinaro. Pallone profondo all'indirizzo del solito tedesco, poi ha un po' di difficoltà nel controllo, riesce in qualche modo qui tedesco a liberare il compagno che non può arrivarci però. Poi Ateo. Prova a intervenire in qualche modo. Poi di prima il pallone, sul quale è un po' indeciso da farsi lo stesso tedesco. Ma comunque il gioco di prima è ben apprezzato da Le platee. Montinaro. Occhio, il pallone profondo all'indirizzo di Coronese che tiene viva la sfera poi serve Raimo che mette al centro un pallone sul quale arriva con il destro Coronese con la sventagliata che viene ribattuta, poi Lugoluso all'indietro chiama in causa Ianni che di prima rilancia la manovra sulla testa però di Sgambati che prova a riproporre, ma è Rizzo che fa il suo il pallone con Diop che prova ad intervenire nel tentativo di sradicare la sfera dai piedi di Rizzo. Intanto qui per proteste viene ammonito il tecnico del Gravina Summa che continua a protestare. Era già stato richiamato in precedenza dal direttore di gara che questa volta non ha sentito ragioni, ha estratto il cartellino giallo con Rizzo che rimane contuso per terra siamo giunti al minuto numero 44 in questo primo tempo il parziale è 1-0 per il Casarano qualora la squadra di Mister Monticio dovesse riuscire a trionfare in questo match salirebbe a quota 21 punti 22 22 punti in classifica intanto qui tanto il quarto dell'area di rigore il pallone è spazzato in avanti All'indirizzo di Diop, poi mette giù il pallone Gigli in qualche modo, poi Logoluso libera il possesso del pallone a Di Modugno. Poi un po' di confusione, non riesce ad imbastire azioni offensive, ma anche a tenere comunque il possesso del pallone e la gravina in questo frangente con il Casarano. Che è sempre lì pronto a far solo la sfera con un Montinaro che prova a salire in cattedra. Ancora Montinaro va la cross e buono verso Coronese che prova a proporre in area di rigore. Non passa però la sfera di Mattia Coronese. E allora è Vito Francesco che apparecchia verso Logoluso, che vuole il tiro cross. Probabilmente era un tocco in verticale, che è diventato un tiro cross sulla quale non ha avuto problemi l'estremo difensore del Gravina a far suo il pallone. E intanto arriva uno e arriva il due. Quando siamo venuti proprio al 45 spaccato di questa prima frazione di gioco, il Casarano vince per 1 a 0 contro il Gravina. Una gara molto, molto ordinata da parte degli uomini di Mister Monticciolo, condita dal gol di pregevolissima fattura realizzato dal solito Matteo Montinaro su assist perentorio del nuovo acquisto dalle lavello Ferdinando Vito Francesco. E dunque noi diamo la linea alla regia e ci risentiamo per l'inizio dei secondi 45 minuti. Ritrovati in diretta dal Giuseppe Capozza in Casarano, sta per cominciare il secondo tempo. La seconda frazione di gioco tra Casarano e Gravina, ricordiamo il parziale dei primi 45 minuti. Il Casarano è in vantaggio per una rete a zero contro gli uomini di Mister Summa in gol. Matteo Montinaro sul servizio prorumpente del neo acquisto. Ferdinando Vito Francesco intanto le due squadre sono disposte sul rettangolo verde con uh, il Gravina che darà avvio al secondo tempo con Diop sul punto di battuta e la Casarano che attaccherà da sinistra verso destra mentre ovviamente il Gravina da destra verso sinistra attendiamo che il direttore di gara dia il via alle ostilità Fischietto in bocca e Diop in possesso del pallone ripartiti con il Gravina appunto in possesso della sfera della corsia di sinistra con Chiara Dia che ha poco brillato nel corso del primo tempo, qui intanto interviene Diop e Montinaro che però fa su il pallone contro Ciacon, vede il corridoio sulla corsia di sinistra per Coronese prova a riversarsi Coronese in area di rigore riesce nello slalom carica il destro poi ci arriva in qualche modo Mascolo prima e poi con la ribattuta Vito Francesco poi Casarano ad un passo dal punto del 2 a 0 a pochi istanti dal fischio di inizio di questo secondo tempo il Casarano che si è riversato interamente nella metà campo avversaria, con Coronese che si è messo in proprio in slalom. È arrivato alla conclusione velenosa che ha impensierito e non poco l'estremo difensore ospite, e poi in ribattuta ha provato la conclusione a rete per il possibile primo gol in maglia rosso azzurra per Vito Francesco, non ha trovato però lo specchio della porta. E Allora il Gravina che prova a farsi vedere ancora una volta con Chiara Dia, poi Scaraventa via la minaccia l'ogoluso direttamente in fallo laterale già battuto da Carmù. Chiara Dia all'indietro. Gilli una volta il pallone di ritorno verso Chiara Dia che prova a saltare in a qualche modo a Teo Ci. Riesce poi Carmù, pallone rasoterra all'indirizzo di Borgia che prova il dribbling. Non riesce il classe 2003. L'ultimo tocco è il suo. Dunque rimessa con le mani a disposizione di Vito Francesco. E vede Tedesco, buono l'inserimento poi tra le linee da parte di... Ateo poi uncina molto bene il pallone. Montinaro e lo distribuisce sulla corsa di sinistra. L'indirizzo di Raimo, che dalla tre quarti, mette in mezzo. Prova la giravolta, poi. Tedesco che si arrabbia con se stesso. Un po' sfortunato qui, ma ha provato la demi mole, il centravanti, ex Torres che non ha inquadrato, però, lo specchio della porta difesa da Mascolo, Borgia. Colpo di testa all'indietro, ci arriva Logoluso che schiaccia il pallone per terra all'indirizzo di Atteo che prova a districarsi in mezzo a due. Va giù, calcio di punizione per il Casarano, rimane per terra Antonio Atteo, un po' dolorante poi. E Vito Francesco che lo aiuta a rialzarsi, nulla di grave ovviamente per Antonio Atteo, una botta per lui. Dunque... Calcio piazzato per il Caserano con Raimo sul pallone. Ma anche lo stesso Montinaro che dà indicazioni ai suoi in area di rigore. Chiama lo schema Matteo Montinaro. Vediamo un po' cosa inventa il a 10. Che nel primo tempo è salito in cattedra più di una volta, in più di un'occasione. Realizzando ovviamente il gol dell'1-0. Che fino a questo momento premia la compagine di Mister Monticciolo. Il pallone teso in area di rigore. Chiama il. L'intervento qui, Mascolo e fa su il pallone in presa aerea. Uno di fatto per il Casarano, nessun problema per l'estremo difensore ospite. Che ci ha scodellato il pallone in avanti. Verso Borgia in controtempo, poi Logoluso nel cuore del centrocampo. Poi va giù. E probabilmente Borgia. Dunque calcio di punizione. Per il Gravina, anzi la Tommasone Che l'ha terminato giù nella linea nevralgica del campo E dunque Gioco fermo con il possesso in favore del Gravina Con Gigli Che appoggia lì sulla corsia di destra Dove può involarsi in qualche modo qui di Modugno Che mette un pallone interessante al centro limite l'area di rigore Poi Borgia prova la staffilata con il destro, pallone che termina non di molto alla destra del, dell'estremo difensore Serafino Ianni. Ha risposto in qualche modo il Gravina in fase offensiva con questa conclusione improvvisa e affilata da parte di Borgia, non di molto distante dal suo secondo gol in campionato. La prima marcatura l'aveva trovata proprio nel match di settimana scorsa perso per 5 a 2 dal Gravina intanto viene ammonito Serafino Ianni che protesta con il direttore di gara probabilmente per una perdita di tempo o per qualche parolina di troppo ai danni del direttore di gara lui che era diffidato Serafino Ianni salterà il prossimo match secondo match di ritorno per quanto riguarda il Casarano Seconda ammonizione consecutiva dopo quella del match del 22 di dicembre della vittoria contro la nocerina per 2-1 per l'estremo difensore del Casarano. Intanto interviene leggendo molto bene la traiettoria qui. Sanchez pone il cerchio di centrocampo. Fa su il pallone. Giglio in. Uh... Fase di impostazione: in qualche modo il Gravina prova a scaraventare questo pallone in avanti. Sul quale arriva Raimo in contrasto con Dimodugno. Ultimo tocco è del neo acquisto della Casarano, dunque rimessa con le mani proprio per il numero due Dimodugno. Interviene poi in maniera molto tempestiva. Qui logoluso ma alimenta il Gravina con Borgia che riceve il pallone con il sinistro, lo distribuisce con il destro. Carmou. Chiara Dia riceve, buono il controllo, poi prova ad avanzare. Alza la testa l'11, mette al centro verso Diop. Non ci arriva però il numero 9, poi fa suo il pallone con la consueta classe. Il dribbling secco con la Veronica da parte di Chacon, che lascia sul posto un avversario un po' fine a se stesso, però il dribbling delle 10, e allora ancora Chiara Dia. Prova ad essere più continua ora la manovra offensiva del Gravina. Con questo pallone verticale da parte di Giglio. Ben letto dalla retroguardia del Casarano. Che prova a trasformare l'azione in offensiva. Non riesce perché arriva molto bene in un primo tempo. Qui Gilli. Ma è molto lesto. Qui tedesco a fare il suo pallone. Non vede il movimento in profita da parte di Sant'Arcangelo. Ma guadagna comunque un buon calcio di punizione. Emanuele Tedesco che fa salire i suoi. E regala una buona opportunità offensiva per i suoi. Calcio di punizione a disposizione della Casarano dai piedi del solito Matteo Montinaro lì nei pressi. Anche Raimo. Barriera, mini barriera a due per quanto riguarda Mascolo. Occhio ovviamente in area di rigore a Sant'Arcangelo, ma anche a Tedesco e a Sanchez. Qui lascia l'incombenza Raimo per Montinaro, che prova ancora una volta a salire in cattedra. Mette al centro un pallone sul quale non può intervenire. Di un soffio lo stesso Tedesco, direttore di gara, però ferma il gioco per un'irregolarità nell'area di rigore del Gravina. Calcio di punizione già battuto dall'estremo difensore Murgiano. All'indirizzo di Chiara Dia. Pallone verticale. Buono il tocco di prima da parte di Borgia. A tentare di liberare Pigiglio. Toccato duro però da Sant'Arcangelo. Ancora una volta calcio di punizione. Ancora una volta per il Gravina. Tanto ferma il gioco il direttore di gara perché il Mister Summa a disposizione. Il primo cambio di giornata con Dimodugno. Che lascia il posto. Al numero 12, Rekiki, al numero 18, Rekiki. Scusate, non dovrebbe cambiare nulla. Un terzino destro per un terzino destro. Infatti, prende la propria postazione lì sulla corsia. Rekiki, forse fresche. Per quanto riguarda Mr. Sum intanto qui si libera egregiamente Della pallone. Chiara Dia, cerca il centrocampo, prova. Il tocco di prima Montinaro. Poi incespica sul pallone Borgia, il direttore di gara. Fischia irregolarità però. Calcio di punizione già battuto dalla Gravina con questo pallone un po' a metà strada. Sul quale riesce ad arrivarci Raimo, non bene Sant'Arcangelo. Poi Borgia un po' in maniera fortunosa. Riesce a far su il pallone, ad uccidere la sfera. Poi Carmou sovrapposizione puntuale ancora una volta di Borgia, che viene a riprendersi la sfera. Chiara Dia Giglio, testa alta, buona qui la traccia ancora verso, verso Carmou. Il lacrosse basso e teso in area di rigore. Ancora Carmou che alimenta, con il controllare con la suola. Ancora una volta sovrapposizione, Borgia penetra in area di rigore. Il lacrosse, attenzione, insidiosissimo sul quale interviene in maniera perentoria Ianni. Attenzione, il direttore di gara dice che il pallone è abbarcato però. La linea di porta non è riuscito. Ianni a togliere la sfera al di là della linea di porta e dunque il pareggio del Gravina. Vediamo un po' il cross da parte di Borgia ad imbeccare. Probabilmente Chacon. E lui sta esultando con i propri compagni. Con l'incornata. 1 a 1! Dunque per... Uh, tra le due squadre, gol del Gravina quando siamo giunti al minuto numero 10 e 41 secondi. Proviamo a modo di rivedere con uh, il replay se effettivamente il pallone ha barcato completamente la linea di porta. Dunque cambia il parziale 1 a 1 tra Casarano e Gravina. Il gol di... Santi ciacon che non solo con il destro, non solo con il sinistro, ma anche con la testa, fa veramente male in questo caso al Casarano. Carmou riesce ad arrivarci con l'incornata, poi Lugoluso si interpone. Batti e ribatti lì sulla tre quarti del Casarano. Calcio di punizione in fase difensiva per il Gravina da Gilli e si era visto che comunque il Gravina aveva intensificato e non poco la propria manovra offensiva ne è derivato il gol del pareggio pallone in profondità verso Rechichi un po' a metà strada un po' corto poi interviene in qualche modo qui tedesco Riesce bene a far sua la sfera, Chacon Carmou. Buon il pallone di prima all'indirizzo di Borgia, controllo con la suola, poi con il tacco libera la sovrapposizione dell'italo marocchino. Che prova ad incunearsi. Non ci casca Gianmarco Rizzo, che tocca il pallone in fallo laterale. Dopo l'occasione il... in apertura di secondo tempo. Da parte del Casarano ad un passo dal 2-0, è uscito la distanza il Gravina con il giropalla con l'ordine con la calma. Ed è riuscito a trovare comunque il punto dell'1-1 -1 con il proprio fantasista. Santi Ciacon tra le linee. Riceve il pallone. Si gira Montinaro. Poi a Teo, vuole proporre sulla corsa di sinistra. Velocissimo ci arriva qui. Coronese che prova a tenere viva la sfera. All'uno contro uno Coronese raddoppiato il numero 3 riesce comunque ad alleggerire all'indietro verso Raimo che sulla tre quarti prova a penetrare in area di rigore il cross tagliato da parte di Nicola Raimo viene ribattuto però in fallo laterale lettura tempestiva da parte dell'etroguardia del Gravina qui intanto Prova a tenere su i suoi. In qualche modo ateo e guadagna calcio d'angolo. fatto carambolare la sfera sui piedi di un avversario. E dunque è Montinaro. A prendere l'incombenza. Come al solito, di tutti i calci piazzati della compagine rosso azzurra. Calcio d'angolo alla destra dell'estremo difensore Mascolo. Parte il cross da parte di Montinaro. Traiettoria arcuata va giù. Sgambati proprio nell'area piccola, se ne avvede il direttore di gara e decreta calcio di punizione per il Gravina, ancora dai piedi di Mascolo. Come dicevamo poc'anzi, è stato impensierito nel, nei primi istanti del secondo tempo conclusione affilata sul quale si è fatto trovare pronto qui intanto una carica ai danni di Tommasone da parte di Gianmarco Rizzo che viene ammonito ancora una volta un cartellino giallo per quanto riguarda il Casarano dopo quello rifilato ai danni di Serafino Ianni e calcio di punizione ancora una volta per il Gravina Intanto, Giglio lascia l'incombenza al numero 8, Tommasone. Sta un po' spegnendo l'impeto del Casarano a causa della pressione abbastanza veemente in questo secondo tempo del Gravina. E Tommasone sul punto di battuta. Parte Tommasone, il cross è basso. Però ci arriva poi Borgia in due tempi. Riesce a fare il suo il pallone. Regalando la sfera poi a Carmù. Borgia. L'uno contro uno. Riesce a tenere il pallone. Ancora una volta una giravolta per il La Classe 2003. Non passa. Ancora un batti e ribatti. Sul quale Tommasone riesce a guadagnare. Una rimessa in gioco per il Gravina. L'ennesima. Gilli. Pressato timidamente da Sant'Arcangelo. Si libera del pallone. Chiara Dia si è spostato lì nel, nel centro della difesa. Un po' il factotum della retroguardia Murgiana, il capitano di lunga data. Qui buono il movimento a liberarsi da parte di Gilli, che poi prova a trasformare l'azione in offensiva all'indirizzo di Tommasone che si era inserito tra le linee. Nulla di fatto, però. La sfera però è a campanile, e Diop riesce a metterla giù. E con l'esterno vuole servire il proprio compagno. Poi riesce alla, ad arrivare alla conclusione. In qualche modo, Carmou. Ribattuta in a corner. Poi in difficoltà il Casarano. Questo secondo tempo. Attenzione a Borgia all'uno contro due. Vuole il doppio passo. Ancora Borgia si ferma. Entra in area di rigore. Poi incespica sulla sfera. Probabilmente Chiara Dia. Calcio di punizione per il Casarano, probabilmente un'irregolarità un da parte, non di Chiaradia, ma di Carmù, che prende la propria postazione lì sulla corsia di sinistra. Calcio di punizione per Serafino Ianni, che ha già battuto docilmente all'indirizzo di Gianmarco Rizzo, che al piccolo trotto avanza e allarga il fronte, All'indirizzo di Nicola Raimo deve riprendere in mano le redini del gioco. Il Casarano prova a farlo in questo caso con la sfera sul destro di Vito Francesco. E prova a scodellarla improvvisamente in mezzo. Ma tra le braccia sicure di Mascolo Borgia si gira in maniera vellutata. Qui Borgia poi buono il duetto tra Giglio e Tommasone che libera la corsa. Ancora una volta del compagno Chacon che allarga orizzontalmente all'indirizzo di Carmu che carica il cross direttamente tra le braccia di Ianni. Che fa suoi il pallone, con calma, vede il movimento di Raimo. Ci vuole ovviamente un cambio di marcia per quanto riguarda il Casarano. Che fa fatica a gestire il possesso. Rizzo, Raimo, 18 minuti e 30 secondi sul cronometro, Casarano 1, Gravina 1. Pallone profondo, imperioso lo, staglio, lo stacco di Gilli. Poi il sombrero da parte di Borgia liberarsi del diretto avversario, regala il pallone a Carmou. Che con la corsa prova a farsi beffe di un paio di avversari. Poi ritorna e riceve Borgia, limite dell'area di rigore, c'è cioè Con ancora Chiara Dia ad alimentare, tutto mancino Chiara Dia, si porta il pallone sul destro, non sa, se sente di calciare poi vuole il corridoio verso Diop che sbaglia completamente il pallone in profondità. Ma ancora il Gravina imperterrito in, in possesso del pallone, con questo errore però abbastanza grossolano che regala il pallone ancora a Raimo Montinaro, l'ogoluso e ancora Raimo. Prova ad avanzare il neo acquisto del Casarano riesce a convergere molto bene qui. Logo l'uso ancora verso Ateo, Sanchez per la corrente. Vito Francesco che si accontenta ancora dell'Argentino. che va all'indietro. Saggiamente preferisce Serafino Ianni. fase di stanca ovviamente quando Gianni che perde un po' di tempo rischia un po' già stato ammonito il numero uno Rosso Azzurro vuole mettere in movimento ancora una volta Vito Francesco che prova a lottare ma Chiara Dia non ci sta e gli sporca il pallone in fallo laterale ancora a disposizione della Casarano che prova a salire a farsi vedere in avanti dopo un momento un po' buio questa gara, Chiara Dia ancora qui, sporca il pallone, la cross improvviso da parte di Vito Francesco sul destro di Logoluso, contrasto veemente. però una metà strada, su qua arriva Chacon prima e Borgia poi, che salta di netto qui in Montinaro, porta a spasso il pallone, forse ha toccato duro Borgia, se ne avvede il direttore di gara, dunque calcio di punizione per il Gravina. Eccolo qui D'Ambros si toglie la pettorina, sarà lui a fare il suo ingresso sul terreno di gioco. Vedremo alla posto di chi, probabilmente di uno spento Sant'Arcangelo, vediamo un po' cosa decreterà Mister Monticciolo. Problema di prima all'indirizzo di Chiara Dia che taglia tutto il campo e va sulla destra. Ciacon, buono il controllo, ancora l'Argentina, però vincolato a sinistro. E poi va all'indietro all'indirizzo di Giglio. Ancora con Sbaglia, però. In questo caso. E prova a ripartire il Casarano. Con questo pallone in profondità, corridoio cercato e non trovato. Tanto il direttore di gara ferma il gioco. Eccolo: Lucas D'Ambros da Silva. E sarà tedesco a lasciargli il posto. Non Santarcangelo, dunque nuova coppia d'attacco, nuovo tandem offensivo per quanto riguarda il Casarano Santarcangelo e D'Ambros, un po' di velocità in più alla manovra. Con il brasiliano ex Fasano, che fa il suo ingresso sul terreno di gioco. Un po' beccato. Qui il tedesco, eccolo, applaudito. Ovazione per Lucas D'Ambros da Silva, che prende il posto nel centro dell'attacco, nel posto di Tedesco, che non ha brillato là davanti in questo match, ha provato una demi-volée molto molto complicata, che non ha inquadrato però lo specchio della porta. Stato qui perde malamente il pallone Montinaro, spalla a spalla intanto non regolare secondo il direttore di gara. Dopo calcio di punizione per il Gravina, fase un po' di stanca del match, quando siamo giunti al minuto numero 23 del secondo tempo. 1-1 tra Caserano e Gravina. E la Gravina che ovviamente fa la partita in questo frangente, qui molto bravo Logoluso però a strappare, e a sradicare il pallone dai piedi dell'avversario. Montinaro all'indietro. Eccolo, Vito Francesco che alimenta il limite dell'area di rigore. Si gira bene il 10. Serve la corrente Raimo che prova il traversone in area di rigore. Il controllo è buono al limite dell'area da parte di Sant'Arcangelo. Fa girare il pallone a Casarano con il logo luso. Pallone centrale. Eccolo, a Teo, Buona la finta a saltare il pressing dell'avversario. Montinaro, azione infinita, può caricare il tiro, poi sbaglia completamente il tocco a liberare Logoluso. Rimessa con le mani, occasione sprecata per quanto riguarda il Casarano, rimessa in gioco per il Gravina. Dalle mani di Carmù. Viene incontro intanto Diop, anticipato però dall'onipresente Vito Francesco, poi Borgia, si fa soffiare la sfera... Maniera un po' grossona da parte di Logoluso, poi uncina la sfera in qualche modo Montinaro, restituendola però agli avversari, un po' di confusione, poi Rizzo butta però via il pallone, riuscendolo a gestire in maniera ottimale e offrendo la rimessa con le mani ancora una volta al Gravina, ancora una volta da Carmù, ci va tutto mazzone. Vito Francesco, poi forse alza un po' troppo la gamba qui Borgia, non secondo il direttore di gara, la rimessa comunque del Casarano, l'ultimo tocco e di Borgia, di Antonio Borgia, ecco qui il primo pallone toccato da Lucas D'Ambros, prova a tenerlo in campo il brasiliano, ci riesce e guadagna la rimessa in gioco. Ancora con Vito Francesco, e guarda il movimento dei compagni. Serve Sant'Arcangelo che se la porta via con il petto. Poi è bravo anche in sombrero. Però triplicato l'ex centravanti del Picerno. Comunque tra gli applausi delle tribune Andrea Sant'Arcangelo. Tanto qui Vito Francesco lascia l'incombenza a Sebastian Sanchez, che scodellerà probabilmente il pallone nel cuore dell'area di rigore. Così è. Pallone profondo. Non ci arriva però Sant'Arcangelo. In doppia battuta ci arriva poi Diop. Contrasto veemente. Ne esce vittorioso Logoluso. Che vede dall'altra parte il movimento di Coronese. Probabilmente il pallone è stato deviato dalla retroguardia del Gravina. Calcio d'angolo già battuto. Eccolo Montinaro. Il cross. Sguardo in area di rigore. Poi Sanchez. Incornata fuori misura. Nessun problema per l'estremo difensore mascolo non ha inquadrato lo specchio di porta con il colpo di testa Sebastian Sanchez ora il Casano prova a farsi vedere in maniera più continua nella metà campo avversaria va un po' affiammate questo secondo tempo il primo tempo un po' più gradevole rinvio profondo da parte di Mascolo che sbaglia completamente il rilancio all'indirizzo di Carmù. Vito Francesco. Buon il controllo con la coscia da parte di Ateo. E la Casano che ricomincia in fase di impostazione ad imbastire un'altra azione offensiva. Montinaro. Taglia il campo poi con l'esterno. Vede e serve Sebastian Sanchez spara la porta, poi D'Ambros, pallone di ritorno verso l'argentino. Vito Francesco. Montinaro ancora, viene a prendersi il pallone, poi apre il piattone con il mancino. All'indirizzo di Nicola Raimo. Che parte questo cross un po' improbabile. Ma comunque il Casalano in possesso della sfera con D'Ambros che tocca il pallone. All'indirizzo di Montinaro che interviene Molto duramente qui nel tentativo di ovviamente prendere il pallone, probabilmente tacchettata ai danni del portiere del della Gravina, che rimane contuso per terra, va a sincerarsi delle condizioni del, dell'estremo difensore, il proprio compagno Gilli. Intervento duro da parte di Montinaro, intanto qui approfittano. I calciatori del Gravina di questo mini break per dissetarsi. Clima abbastanza rigido in questo pomeriggio di fine gennaio. Intanto sembra essersi ripreso Mascolo ed è pronto al rinvio da fondo quando siamo giunti al ridosso della mezz'ora ventottesimo. Minuto di gioco in questo secondo tempo 1-1 tra Casarano e Gravina, pallone in verticale, ben letto dalla retroguardia del Casarano con Raimo che prova a riproporre in avanti, malamente però e regala rimessa con le mani agli avversari. Ecco la già battuta lunga verso Chacon anticipato. Prova a intervenire Tommasone, riesce ad uscire palla al piede a Casarano in qualche modo con questo pallone svirgolato però ancora una volta da Raimo, direttamente in fallo laterale. Intanto Mister Monticello dovrebbe far uso di un paio di sostituzioni con il numero 14 Tommaso Fontana. Di che sarebbe pronto a fare il suo ingresso sul terreno di gioco? Vediamo un po'. Esce Atteo Come dicevamo nel corso del primo tempo, gara molto opaca per lui. Eccolo proprio Fontana il neo acquisto, Tommaso Fontana. Esce anche Sebastian Sanchez al suo posto, Saverio Dellino con la maglia numero 18. Applausi per l'Argentino. Eccolo dell'ino, Ora la casa. No, dovrebbe essere un po' più offensivo. Anche con l'innesto di Tommaso Fontana, lui che è un centrocampista centrale, classe 2000. Ex vivaio del Siena, appena arrivato dalla Fano, ancora ha ancora realizzato anche un gol. In questa stagione qui è bravo comunque a districarsi di hop e a servire Tommasone all'uno contro uno. Ancora Tommasone si ferma, poi viene fermato da Logoluso. Ma il Casano non ne approfitta e scarabocchia in fallo laterale. Comunque nuovo acquisto Tommaso Fontana. Questo di qualità nel cerchio di centrocampo. Io, bravissimo, lesto, Lucas D'Ambros che si invola adelante il pallone sulla corsia. Eccolo dell'ino che prova a convergere il pallone di ritorno. D'Ambros, coronese, lato corto dell'area di rigore. Il cross improvviso, sporcato però. Nessun problema per la retroguardia del Gravina che butta via il pallone, Scaramenta in avanti. Come prova ad arrivarci Tommasone che svaria su tutto il fronte d'attacco da sinistra a destra. Il numero 8 regalando a Sprazzi buona padronanza dei fondamentali offensivi. Qui in interdizione il Gravina all'Amelio servendo Giglio poi. Buono il movimento di Borgia, strattonato vistosamente da Logoluso. Calcio di punizione per Borgia che si sta rivelando uno... I cardini di questo centrocampo del Gravina in questa stagione, nonostante sia una classe 2003, punto fermo della linea nevralgica di Mister Summa, che lo sta dimostrando a pieni voti. Buon calcio, buona padronanza, anche buon inserimento in avanti, calcio di punizione già battuto. Intanto con Gilli che va all'indietro, dal proprio estremo difensore. Pallone profondo in avanti nel tentativo di imbeccare Diop. Non riesce ad arrivarci però. Il numero 9. Chiara Dia. Il pallone facilmente leggibile da parte di Logoluso. Ma ancora il Gravina incessantemente in possesso del pallone. Ancora Chiara Dia. Gilli, buono il movimento a farsi beffe di Sant'Arcangelo che poi lo sgambetta ovviamente in maniera irregolare. Calcio di punizione ancora una volta per il Gravina. Che sta portando a casa un secondo tempo di qualità. Il buono il tocco nelle intenzioni da parte di Borgia e regala il alla Casarano. Pone questo buono di logoluso, l'indirizzo di Dambros e solo Dambros la conclusione. E il palo interno incredibile! Sembrava essere entrato il pallone di Lucas D'Ambros da Silva. Il palo interno ha negato la gioia del gol al brasiliano. Che rimane intanto per terra, Lucas D'Ambros da Silva ad un millimetro, ad un millimetro dal gol del 2 a 1. E dal ritorno al gol per lui sarebbe stato. Il quinto in questo campionato, alla quattordicesima apparizione. Lui che ha realizzato anche un gol in Coppa Italia in questa annata. Nulla di fatto dunque per il Casarano. Molto, molto sfortunato in questo frangente. Intanto, sostituzione per il Gravina con Borcia che è stremato. Lascia il posto al numero 20 Bruno, un 2004, addirittura un, fuori un 2003, dentro un 2004. Anche lì centrocampista, non cambia nulla, forse fresche anche per il Casarano con Freddo che fa il suo ingresso in campo. Gli lascia il posto Sant'Arcangelo, che ovviamente non ha dato un granché in contributo là davanti. Dunque Freddo, anche Freddo, un centrocampista che può adattarsi anche sulla corsia di destra, una classe 2003 che ha compiuto la maggiorità proprio nel mese di dicembre, di cui si dice un gran bene Andrea Freddo. Intanto qui Una mini parapiglia, batti e ribatti Con uh, Vito Francesco che prova a servire la corsa di D'Ambros E un po' in ritardo Viene redarguito per un uh, intervento irregolare Dani di Chiara Chiaradia probabilmente Calcio di punizione ancora una volta Per il Gravina 35 minuti e 45 secondi Poco più di 10 minuti al termine dell'incontro tra Casarano e Gravina 1-1, intanto fa sportellate di Budiop, viene maltrattato lì sulla tre quarti del Gravina e guadagna calcio di punizione. Sarà probabilmente Giglio ad incaricarsi della battuta di questo calcio piazzato per i suoi ovviamente un po' più di equilibrio per mister Monticciolo con l'innesto di Andrea Freddo, il cross da parte di Giglio, ancora una volta basso e ben leggibile dalle tre guardie della Casarano, poi qui Chacon attenzione tra le linee il pallone sulla corsia di destra verso Tommasone poi non riesce lo stesso Chacon a tenere la sfera al di qua della linea di fondo Anche il Gravina va spesso e volentieri a fiammate. Con Chacon. Che si è fatto vedere. Questo secondo tempo solo ed esclusivamente nell'azione del gol. Poi, come dicevamo, rivedremo. Con il replay. Ecco qui: Freddo si è posizionato proprio sulla corsia di destra. Duetta poi con. La suola va all'indietro verso Vito Francesco. Proprio Freddo che ha preso il posto sulla corsia. Il posto di Vito Francesco che si è spostato lì nel centro-destra della difesa del Casarano. Attenzione alla cross da parte di Raimo, un po' insidioso. Chiusura tempestiva però della difesa del Gravina. Poi uncina in qualche modo il pallone. Luso se lo va a riprendere con grande caparbietà. Ancora Alex Lavello prova a duettare con D'Ambros che va all'indietro verso Raimo. Il cross in girata poi ci arriva. Poi con il palleggio la conclusione improvvisa. Montinaro destro che però non inquadra lo specchio della porta. Dunque ancora 1-1. Tra Caserano e Gravina destro che comunque. Sarebbe stato ben leggibile dall'estremo difensore del Gravina. Intanto qui proteste, vibranti da parte dei sostenitori della Casarano. Perdita di tempo per quanto riguarda Masculo, che rinvia la manovra. Prova a intervenire in qualche modo Diop. È più bravo Logoluso però, che prova ad apparecchiare in avanti all'indirizzo di Dellino, che non ci arriva. Poi è bravo il diventato Bruno. Ma in questo corridoio verticale, un po' arretrato però, all'indirizzo di Diop, ancora. Rizzo, con la testa, poi prova ad ammortizzare la manovra. In qualche modo Chacon. con... E' bravo poi Logoluso a far calamborare il pallone sui... sul destro di Bruno, che non riesce a tenere la sfera in campo. Eccolo D'Ambros. Spalla la porta con l'esterno verso il logo. L'uso con il destro. Prova a proporre in avanti, pallone telefonato. Però nessun problema per la difesa della, della gravina. Rimessa in gioco. già battuto da freddo. Prova in palleggio ancora una volta. D'Ambros. Fine a se stessa. Però questa azione personale di D'Ambros Poi qui prova ad uscire in dribbling, Tommasone. Rimessa con le mani per il Casarano. Con Freddo prima e con Vito Francesco poi. Vediamo un po' il Gravina che si prepara a un altro cambio, un'altra sostituzione. Vediamo un po' se sarà Kristevski a fare il suo ingresso. Intanto qui va a vuoto Coronese, circa l'intervento, ma è bravo Montinaro. Ad impadronirsi della sfera e a servire Vito Francesco che propone in avanti l'indirizzo di Dellino che non ci arriva. Poi Montinaro di giustezza verso Coronese alla ricerca di Raimo che vuole l'uno contro uno. Metti in mezzo, attenzione, alla zuccata provata da Dellino. Non ci arriva però Saverio Dellino. La rimessa però è del Caserano ancora una volta con Vito Francesco. Poi Logoluso che scodella un pallone in aria sul quale arriva lo stesso Saverio Dellino però il pallone è docile tra le braccia dell'estremo difensore mancoso ma dell'estremo difensore mascolo scusate poi qui danza sul pallone in qualche modo Bruno e esce bene, palla alla piede il Gravina con Tommasone attenzione all'uno contro uno Vuole il pallone, il taglio comunque della compagno. Non lo trova però Tommasone, un po' di confusione in questo frangente, con il pallone all'indirizzo di D'Ambros. Non ci arriva il brasiliano, gara veramente molto, molto dura. Qui un fallo, rimangono per terra un calciatore della Casarano e uno della Gravina, e saggiamente. Sgambati, mette la pallone in falo laterale, con la sostituzione ancora in stand by. Per quanto riguarda la compagine Murgiana, con il numero 13 che si toglie la Pettorina. Vediamo un po'. È proprio Kristevski, il Macedone, alla quale li farà posto Tommasone, anche lui stremato. Eccolo Krustevski, anche il Casarano ha a disposizione un altro cambio con Fabio Meduri che fa il suo ingresso sul terreno di gioco e lascia il posto Lugoluso, gara autorevole per quanto riguarda l'ex centrocampista di impostazione del Lavello, quindi un mediano per un mediano per quanto riguarda Ilea Casarano. Quando siamo giunti al minuto numero 42 e 35 secondi sul cronometro, parziale ancora fermo sull'1 1. E qui D'Ambros che sportivamente distribuisce il pallone all'indirizzo del portiere masculo. Che ovviamente se la prende con comodo e rilancia poi la manovra ancora una volta verso Diop che ha fatto fatica là davanti molto solo. Il centravanti africano. Adesso è qui un pallone. Poi verso Dellino. Non può arrivarci. Ci cioè arriva in un secondo istante. Saverio Dellino. E poi distribuisce il pallone verso freddo. Anticipato di gran carriera da Carmou. Che prova ad involarsi e penetrare verso l'area di rigore. Poi il velo prezioso da parte di Diop. Ciacon. Che si allunga un po' troppo la sfera. La fa sua. Con. Buona scelta di tempo qui Rizzo, che però è poco preciso, anzi molto impreciso, nel rilanciare la manovra in avanti e regala rimessa con le mani in fase offensiva alla gravina dalla corsia di destra. gli è pronto a ricevere Chacon, si preferisce andare in avanti, ancora una volta all'indirizzo di Diop. Poi uncina in qualche modo la sfera Montinaro per far scorrere il pallone Verso Coronese, eccolo Coronese che riceve e va all'indietro. Verso Raimo, scodellato il pallone in avanti. E buona la corsa da parte di Dellino che prova a combattere, ma è molto più pronto. Perentorio. Qui l'intervento da parte di Gilli. Chiara Dia, pallone profondo verso Kruvstevski. Non ci arriva però il Macedone, ed è ancora il Caserano che ha ancora un'altra opportunità. Eccolo Meduri. Che sbaglia praticamente l'intervento e regala il fronte al, uh, all'avversario. Qui Bruno. Eccolo, Giacon. Pone il pallone verso Kristevski che tocca. quella tanto che basta per far intervenire, anzi per non far intervenire, il giovane Bruno che riprende la propria postazione. Si l'ha sganciato in avanti nel tentativo di inserimento. Per, per fare la retroguardia del Casarano. Intanto assegnati 4 minuti di extra time: 4 minuti di extra time per le speranze di entrambe le compagini di portare a casa il bottino pieno. D'Ambros 1 contro 1. Si ferma il brasiliano, prova a tagliare il campo, va sulla corsia opposta verso Raimo. Che prova a sganciarsi. per di ritorno, eccolo D'Ambros coronese. All'uno contro uno, tiene vivo il pallone, ancora Coronese converge, alla cross per l'inserimento di Freddo, non ci arriva, però alimenta la manovra offensiva Vito Francesco che occhi negli occhi con l'avversario, prova a puntare e a mettere in mezzo, poi Freddo svirgola clamorosamente un pallone che poteva essere ghiotto per la fase offensiva casaranese. Dunque è già trascorso il primo minuto di recupero dei quattro assegnati dal direttore di gara. Ne rimangono tre. Lekristevski sbaglia completamente il controllo in questo caso. Poi Raimo D'Ambros. Non riesce ad ammortizzare il controllo del pallone, ed è bravissimo qui. Gilli ancora una volta con le residue energie. Uno dei migliori in. Questa partita, Gilli in fase difensiva e intanto calcio di punizione per Giglio. Anche lui è dimostrato buon metronomo del centrocampo della mediana del Gravina. Stato qui Parlotta con la panchina Chiara sarà proprio lui ad incaricarsi della battuta calcio di punizione già battuto pallone verticale verso Kristevski con la sponda vuole l'inserimento da parte di Bruno, non ci arriva però il numero 20 grida calma i suoi Serafino Ianni e poi preferisce andare corto da Vito Francesco pallone in profondità non ci arriva Dellino poi prova a metterci il piede in qualche modo Meduri va giù in dribbling e guadagna calcio di punizione una buona opportunità per il Casanova di riversarsi interamente nella metà campo avversaria, cercare di colpire l'estremo difensore Mascolo. Calcio di punizione con Raimo. Il solito Raimo è Montinaro sul punto di battuta con Vito Francesco nei pressi per tentare il cross all'interno dell'area di rigore. Raimo appoggia, eccolo il pallone che arriva puntualmente sulla corsia verso Vito Francesco, il lacrosse non è male in area di rigore poi, il direttore di gara ferma il gioco, fallo di confusione molto probabilmente, ovviamente una spinta dello stesso D'Ambros nell'attentativo di sganciarsi e provare a colpire dalle parti delle portiere avversario, 48 minuti e 16 secondi sul cronometro, 1 1 tra Caserano e Gravina. Intanto perde ancora un po' di tempo il portiere Murgiano, non se ne avvede però il direttore di gara, lascia proseguire Diop, buonele a controllo, riesce a saltare in qualche modo qui freddo, è entrato un po' freddo in partita, non è entrato molto negli schemi da quando ha fatto il proprio ingresso sul terreno di gioco. E qui Vito Francesco che protesta un po', l'ok ok, il direttore di gara. Ma arriva uno, arriva il due e arriva il tre. 49 minuti e 4 secondi sul cronometro. Termina il match tra Casarano e Gravina, 1 a 1, per via dei gol realizzati nel corso del primo tempo da Montinaro. E poi ha risposto l'argentino Santi Ciacon. Un gol abbastanza dubbio, poi ovviamente avremo modo di rivederlo con il replay. E dunque, noi vi salutiamo ricordandovi il punteggio finale di Caserano 1, Gravina 1.